Ciao a tutti, sono la madre dei draghi, oggi in versione madre degli strighi, e benvenuti a questo mio nuovo video. Sono passati quasi 2 anni dalla messa in onda della prima stagione di The Witcher su Netflix, e nel frattempo, data anche la pandemia di mezzo, le riprese che sarebbero dovute iniziare nei primi mesi del 2020 sono state per l'appunto interrotte, per poi riprendere nell'agosto dello stesso anno, per poi essere interrotte di nuovo a causa della positività di alcuni membri dello staff. A fine novembre 2020, però, le riprese sono ricominciate per l'ennesima volta, e questa volta senza nuove interruzioni. Quindi potremo finalmente vedere come continueranno le avventure di Strigo e Figlioccia a partire dal 17 dicembre, data della messa in onda della seconda stagione su Netflix. Questo video vuole fare un po' da ponte fra i due che ho pubblicato precedentemente e il video che farò come recensione della seconda stagione di The Witcher. Perciò eccoci qui con le informazioni che hanno lasciato trapelare fino ad ora. Ah, come sempre, cercherò di non fare spoiler relativamente alle informazioni che possiedo sui libri, avendoli letti. Ma in caso dovessi specificare alcune cose potenzialmente spoilerose, diciamo, vi metterò un avviso qui sotto, per evitare di rovinarvi l'attesa della serie TV. Per cui, azzerate il volume fino a che lo stesso messaggio di attenzione spoiler non sarà scomparso. In questo modo, sarete sicuri di non spoilerarvi nulla. Detto questo, siete pronti? Cominciamo! Le notizie del set. Per prima cosa, momento spammino a me stessa. Vi ricordo che qui, sul mio canale, potrete trovare ben 2 video di circa 1 ora ciascuno, in cui vi racconto un sacco di cose, ma veramente tante, eh? Vi faccio una panoramica dell'ambientazione dei libri e della serie TV. Vi racconto la trama di tutti i libri scritti da Sapkowski, uno per uno, quindi occhio agli spoiler, ma compaiono comunque gli avvisi a schermo, non temete. Vi parlo della trama dei videogiochi e di fumetti. Vi racconto miti, leggende e folklore delle creature magiche che Sapkowski ha inserito nei suoi libri. Vi parlo della geografia politica del nord e del sud del continente in cui si muovono le vicende di Geralt, visto che nei libri non esistono mappe. E infine vi elenco le differenze tra i libri e la prima stagione. Quindi, se ancora non li avete visti, finite pure di guardare questo video e poi correte a recuperarli. Ma dicevamo, che notizie abbiamo dal set? Beh, nonostante le varie interruzioni causa contagi all'interno dello staff della produzione, le riprese alla fine sono iniziate e si sono concluse, con il completamento del lavoro sugli 8 episodi di questa seconda stagione avvenuto a luglio 2021. Cosa sappiamo dei luoghi in cui hanno girato? Sappiamo che le riprese sono avvenute a Londra, in Scozia e in alcune zone dell'Est Europa. Nel frattempo, Netflix ha rilasciato diversi teaser e anche qualche trailer, in cui vengono mostrate le prime immagini della nuova stagione, del logo e anche il titolo degli episodi, tutti tranne l'ultimo. Ecco l'elenco dei titoli in italiano. Un briciolo di verità, Kaer Morhen, Ciò che è perso, Intelligence di Redania, Invertire la rotta, Caro amico, Voleth Meir e l'ultimo che è Top Secret e ha il logo sfocato. Se mi chiedete cosa penso che sia, beh, potrebbe essere una silhouette di un albero. Così, a primo impatto. Di cosa potremmo potenzialmente vedere nei vari episodi, ne parlerò più approfonditamente nella terza sezione del video, quella dedicata a cosa vedremo in futuro. Dove eravamo rimasti? Come detto nei video precedenti, la prima stagione di The Witcher era composta da 8 episodi e raccoglieva materiale dal primo e dal secondo libro, ovvero Il Guardiano degli Innocenti e La Spada del Destino. Il primo libro, però, possedeva una cornice narrativa al cui interno si collocavano i singoli racconti su Geralt, poi trasformati nei singoli episodi della prima stagione. Tutti tranne uno, di cui parleremo a breve. Abbiamo infatti visto episodi su Renfri, sulla strige di Vizima, sul diavolo di Posada, sul Gin e sul banchetto in onore del compleanno di Pavetta. Ci sono state anche diverse lamentele in merito alla struttura della serie TV, che a molti è sembrata difficile da seguire e comprendere. In quanto fin dai primi episodi si capisce che qualcosa non torna. Il motivo è semplice, è stato scelto di non seguire un ordine cronologico lineare e contemporaneo per tutti i personaggi. Sappiamo che Yennefer ha molti più anni di quanti ne dimostri, così come Geralt. Per entrambi, gli eventi narrati coprono un arco temporale molto più ampio rispetto a ciò che vive Cirilla, quindi è stato scelto di mostrare molti episodi della loro vita, anche parecchio indietro nel tempo. Abbiamo visto una Yennefer acerba che viene venduta a Tissai ad Evry alla scuola di magia di Aretusa e una Renfri che avverte Geralt nel passato di prendersi cura di Ciri, nonostante lui non sappia chi sia.
Alla fine della prima stagione, comunque, tutte e tre le storyline si ricongiungono fino al tempo presente, comune per tutti. Il mancato invecchiamento estetico della regina Calante può essere stato uno degli errori compiuti nella prima stagione. In questo caso, l'attrice è stata mostrata nello stesso modo sia in occasione del compleanno della figlia Pavetta, sia in occasione delle puntate con Siri, nonostante 15 anni di differenza fra le due occasioni. Come dicevo più di un anno fa, è anche possibile che abbiano fatto apposta a mischiare gli eventi in questo modo, per poi creare uno stupore nello spettatore una volta che si rende conto di cosa sta succedendo e dell'esistenza delle diverse linee temporali. Detto questo, voi vi ricordate gli avvenimenti della prima stagione? Principalmente seguiamo tre storyline differenti che arriveranno a intrecciarsi fra loro a un certo punto. Storyline numero 1, Yennefer. Una giovanissima Yennefer, con evidenti problemi fisici, viene maltrattata sia in famiglia sia dai ragazzi del villaggio, che la vessano e la prendono in giro. Un giorno, dopo aver manifestato poteri magici particolari, la ragazza viene venduta dai genitori a Tissaia Devry, direttrice della scuola di magia femminile di Aretusa. Qui, Yennefer imparerà a gestire i propri poteri magici, studiando arti oscure, ma anche strategia politica, dato che ad Aretusa si diplomano maghe che andranno ad affiancare i principali sovrani del continente nella gestione degli affari politici del proprio regno. Inizialmente destinata ad andare a servire a Sintra, verrà poi dirottata verso Nilfgaard, in quanto a Sintra non vogliono a corte persone col sangue elfico, e Yennefer ha ascendenze elfiche. Inizierà anche una storia con Istred, giovane mago della scuola maschile di Banard, e una volta arrivata al momento dell'ascensione, in cui la società magica riconosce gli studenti e le studentesse come effettivi maghi e maghe adulti, Yennefer si sottoporrà ad una trasformazione permanente che le cambierà radicalmente l'aspetto fisico, a scapito della possibilità futura di avere figli. Qualche anno più tardi conoscerà Geralt, anche per colpa di Ranuncolo, e inizierà una storia con lui, a periodi alterni. Più o meno intorno al tempo presente, Yen partecipa ad un concilio di emergenza di maghi e maghe, in cui si discute del fatto che Nilfgaard, regno del sud, sta per attaccare Sintra. La confraternita dei maghi vota per lasciare Sintra al suo destino, ma non tutti sono d'accordo. Nell'ultimo episodio avviene la battaglia di Sodden, in cui l'esercito nilfgaardiano si scontra duramente contro i maghi che vogliono impedirne l'avanzata. Moltissimi moriranno, Triss viene ferita e la stessa Yen viene data per morta. Storyline numero 2, Geralt. Iniziamo a conoscere Geralt fin dalla prima puntata. Si trova a Blaviken, dove combatte contro una kikimora e la uccide. Qui incontra una ragazzina di nome Marilka che lo indirizza verso il mago del villaggio, un certo Stregobor, che gli parla della maledizione del sole nero, per cui delle giovani donne saranno la causa della fine del mondo. Il mago chiede a Geralt di uccidere una di queste ragazze, di nome Renfri, ma lo strigo si rifiuta di accettare la proposta. Sarà la stessa Renfri a dire a Geralt che Ciri è il suo destino e che deve occuparsene. Ma all'epoca Geralt non capisce di cosa stia parlando e la ignora. I fatti, in queste scene, si verificano infatti circa 30 anni prima del tempo presente, in quanto Renfri cita la giovane Calante, che dovrebbe aver vinto la sua prima battaglia, e dalla stessa serie TV sappiamo che questo è avvenuto quando la regina aveva solo 15 anni. Le avventure di Geralt proseguono, tra strigi che cercano di ucciderlo e diavoli di posada che vogliono solamente la libertà, senza paura di essere uccisi dagli uomini, o draghi dorati che non vogliono vedere sterminata la propria famiglia. Lo strigo arriva a trovarsi anche al banchetto per il compleanno di Pavetta, figlia di Calante, dove compare un certo Lord Istrice, il quale reclama la mano di Pavetta per aver salvato suo padre tempo addietro. Calante all'inizio si rifiuta di accettare la proposta di Lord Istrice, ma le cose precipitano e Pavetta fa sfoggio dei suoi poteri magici, annunciando infine alla madre di essere incinta, proprio di Lord Istrice. Il frutto del grembo di Pavetta diventerà il pegno che dovrà essere dato a Geralt secondo la famosa legge della sorpresa, antica usanza che consiste nella ricompensa che un uomo deve a un altro uomo che gli ha salvato la vita. Di solito, né il salvato né il salvatore sanno di cosa si tratti, fino a quando il salvato non fa ritorno alla propria casa. Lo strigo si ritrova così vincolato al bambino che dovrà nascere, sperando sia maschio, così da farlo diventare uno strigo a sua volta. Ma così non sarà. Nascerà infatti una bambina,
a cui verrà dato il nome di Cirilla. Calante cercherà di ingannare Geralt con un'altra bambina, ma non riuscirà nel suo piano. Anzi, quando Sintra verrà attaccata, sarà la stessa Calante a sperare che Geralt trovi Ciri prima di Nilfgaard e si occupi di lei. Storyline numero 3. Cirilla. E arriviamo alla piccola Ciri. Sì, stavolta ho messo via il telefono che l'ultima volta mentre giravo il video mi ha risposto, ho perso 10 anni di vita. Dicevo, la storia di Ciri è molto più lineare di quella di Yen e Geralt, a causa della sua giovane età. Ciò che vediamo di lei è ciò che le succede nel periodo immediatamente precedente e successivo al sacco di Sintra. Dall'addio alla nonna Calante, morente dopo la battaglia, alla fuga dalla città. Verrà presa inizialmente da Cair, guerriero nilfgaardiano che nella serie è molto più spietato e cinico che nei libri, per poi riuscire a fuggire fra i boschi, finendo, dapprima, in un accampamento dove sono presenti i cittadini di Sintra feriti e successivamente scappando e rifugiandosi nella foresta di Brokilon, dalle Driadi. Nilfgaard, però, non molla la presa su Ciri e le manda alle calcagna un doppelganger che prenderà le sembianze di Sacco di Topo, druido alla corte di Sintra e consigliere della regina Calante. All'inizio, questi riuscirà ad avere la meglio sulla ragazzina, che però riuscirà a scappare e a fuggire di nuovo nei boschi. Verrà accolta dal fattore Yurga e dalla moglie. Sarà lo stesso Yurga a salvare poi Geralt, inizialmente diretto a Kaer Morhen, dall'attacco di alcuni mostri che gli procureranno delle visioni e rischiano di portarlo alla morte. Il fattore lo porta a casa propria e lo strigo riesce a riprendersi. Finalmente, Ciri e Geralt si trovano, dopo essersi rincorsi per diverso tempo. E qui finisce la prima stagione, con una Yennefer che non si sa che fine abbia fatto dopo l'enorme incendio di Sodden, ma in realtà sappiamo dal trailer che è viva e viene trovata da Fringilla, e con Geralt e Ciri che finalmente si ricongiungono. Cosa vedremo nella seconda stagione? Cosa ci aspettiamo quindi da questa seconda stagione? Beh, le vicende riprenderanno esattamente da dove si erano interrotte, nell'episodio 8. Fringilla, dalla parte di Nilfgaard, troverà Yennefer e la terrà in prigionia per un po' di tempo, probabilmente con il supporto di Cahir. Vilgefortz, mago inizialmente creduto buono, si scopre essere un personaggio piuttosto controverso e nelle ultime puntate, durante la battaglia di Sodden, arriverà anche a combattere contro Cahir di Nilfgaard, per poi riuscire a fuggire all'ultimo. Ciri e Geralt si sono finalmente ritrovati e dopo un primo momento iniziale di spiegazioni su ciò che è successo a entrambi, probabilmente insieme vedranno il da farsi e decideranno cosa è meglio fare adesso. Grazie ai titoli che sono stati rilasciati da Netflix, possiamo anche fare un'ipotesi su cosa verteranno i singoli episodi. 1. Il titolo del primo episodio è Un briciolo di verità, esattamente come uno dei titoli dei racconti all'interno de Il guardiano degli innocenti, primo romanzo di Sapkowski. In questo racconto, quello mancante all'interno della prima stagione di cui vi accennavo prima, Geralt e Ciri dovrebbero incappare in Nivellen, nobiluomo maledetto il cui maniero è infestato da un vampiro. Allora, come detto negli altri video, Sapkowski per molti suoi racconti ha preso spunto dalle storie classiche come Biancaneve, La Sirenetta, La storia della lampada e del genio, e anche qui non fa eccezione. La storia di Nivellen è liberamente ispirata alla Bella e la Bestia. Nivellen era infatti un nobiluomo eccentrico e vanesio, poi maledetto da una sacerdotessa di un tempio di cui aveva orribilmente abusato. Pare proprio che quindi ne sapremo di più sulla storia di Nivellen, qui interpretato da Christopher Heavey, il nostro Tormund di Game of Thrones, e di Verina, ovvero la Bruxa, che probabilmente è ritratta nel logo del primo episodio. Cos'è una Bruxa? Una sorta di vampiro minore. 2. Nel secondo episodio, intitolato Kaer Morhen, vedremo sicuramente l'antica fortezza che è stata per secoli la sede dei Witcher, dove venivano cresciuti e si allenavano. Faremo sicuramente conoscenza di Vesemir, il più vecchio ed esperto degli strighi, figura paterna per Geralt e per gli altri Witcher, Eskel, Lambert e Coen. Probabilmente scopriremo un po' di più sulla lore che riguarda i Witcher e sulla guerra combattuta contro di essi all'interno dell'antica fortezza, dove venne commessa una strage da parte di alcuni fanatici che consideravano i Witcher un abominio. Sarà qui che inizierà il percorso di Ciri per diventare una striga a tutti gli effetti. Nei libri solo Vesemir vive stabilmente all'interno del castello, mentre gli altri Witcher si rifugiano lì durante l'inverno o fra una missione e l'altra. Il simbolo di questo episodio è una testa di lupo scheletrica, ghermita da rovi o radici. Qualcosa mi suggerisce che avremo a che fare con un Leshy. O meglio,
che uno dei Witcher avrà a che fare con uno di loro, e qui si spiegherebbe il cranio scheletrico del lupo ricoperto di rovi. Che cos'è un Leshy? Beh, i Leshy, o Leshens, sono creature terrificanti e potenti, che vengono anche citate nei libri, ma che non vengono mai mostrate. Sono mostri della foresta che vivono per uccidere. Possono cambiare la propria forma esteriore e trasformarsi anche in un umanoide. Nel terzo videogioco, Wild Hunt, i Leshen sono figure umanoidi con teschio di alce e arti legnosi. Temo però che qui potrebbero azzardare e cambiare le cose rispetto ai libri. Vedremo. 3. Episodio 3, dal titolo Ciò che è perso. Vedremo i nostri personaggi entrare più in empatia fra di loro? Sarà più concentrato sui loro desideri e paure? Il logo dell'episodio mostra una rondine, simbolo di Ciri. Probabilmente avremo un flashback della morte dei suoi genitori, o comunque di persone a lei care che non ci sono più, come ad esempio la regina Calante. In effetti, se pensiamo ai libri, nel terzo intitolato Il sangue degli elfi, quando Geralt e Ciri arrivano a Kaer Morhen, ci rimangono per circa 2 anni, fino a quando la maga Triss Merigold non arriva a cavallo e incappa per caso nella ragazzina e nei suoi allenamenti intorno alla fortezza. Riesce a parlare con Geralt, il quale all'inizio le confessa che pensava fosse morta alla battaglia di Sodden, facendogli presente che Ciri, comunque, è una ragazza e che è ben diversa da lui e dai suoi compagni strighi. Non solo, passando del tempo con Ciri, dice loro che la ragazzina è una fonte, ovvero non può fare magia a comando, ma ha un potenziale magico piuttosto elevato che non è in grado di gestire. Sarebbe quindi meglio chiedere aiuto a Yennefer, molto più potente di Triss, e l'idea è quindi quella di aspettare l'arrivo della primavera e di portarla al tempio di Melitele Highlander, dalla sacerdotessa Nenneke, in modo da darle una corretta istruzione magica. 4. Episodio 4. Intelligence di Redania. Cosa sappiamo dell'intelligence della Redania? Beh, che sono i servizi segreti, passatemi il termine, più potenti del continente, anche migliori di quelli di Nilfgaard. Probabilmente sarà qui che faremo la conoscenza finalmente di Sigismund Dijkstra, capo dei servizi segreti di Re Visimir di Redania, e di Filippa Eilert, maga di corte. La tensione della serie TV, qua, dovrebbe prendere una connotazione decisamente più incentrata sulla politica e sulle strategie militari, almeno stando quanto succede anche nei libri. Il simbolo con cappuccio e daga è piuttosto chiaro. Spie e tradimenti in arrivo. Sempre nel terzo volume, Il sangue degli elfi, il tema della politica diventa centrale nelle vicende del continente. Viene infatti convocato un concilio segreto di tutti i regnanti, tranne Emir Varemreis di Nilfgaard. Qual è la situazione? Beh, Nilfgaard, da sud, vuole muovere guerra verso il nord per conquistare tutti i regni e annetterli al proprio. Ma a Nilfgaard sono ben accette tutte le creature magiche, come elfi, driadi e nani. Al nord, invece, non è così. Di conseguenza, il sud cerca di sobillare le creature considerate non umane dei regni del nord affinché venga data inizio alla guerra, senza che Nilfgaard venga accusata di aver dato il via al tutto. 5. Nel quinto episodio, Invertire la rotta, probabilmente avremo qualche plot twist oppure riferimenti a tradimenti di qualunque tipo, politici o anche amorosi, chi lo sa. Il simbolo mostrato, stavolta, è quello di una bilancia, ma dalla base mancante e appuntita. Che sia un avvertimento? 6. Il titolo del sesto episodio, Caro amico, farà sorridere particolarmente coloro che hanno letto i libri e che si ricordano delle parole in questione. Da dove arrivano? Beh, vi basti sapere questo. Quando Geralt scrive a Yennefer per chiederle di occuparsi dell'istruzione magica di Ciri, ci mette un po' di tempo a capire cosa scrivere e in che modo. Nel momento in cui la lettera arriva a Yennefer, i due non si vedono da anni, per cui lo strigo non sa come porsi con la maga. Alla fine, opta per un semplice «cara amica», a cui presto risponderà Yen con la stessa moneta. Nella lettera di risposta, le prime parole scritte sono proprio «caro amico». Il logo sembra una mano, che si trasforma forse in fumo o in fuoco? Guarda caso, Yennefer usa la magia e potrebbe essere particolarmente importante come personaggio di questo episodio. 7. Voleth Meir. È forse l'episodio dal titolo più misterioso fra tutti. Pare che possa essere un termine elfico e si riferisca a una donna, probabilmente un demone. Il fatto curioso è che David Peterson, creatore di linguaggi presente nello staff di The Witcher,
ha lavorato anche per Game of Thrones, occupandosi della lingua Dothraki, e sembra aver inventato diverse parole e frasi perché potessero essere pronunciate in elfico, data la scarsità delle stesse nei libri. Quindi il dubbio sorge spontaneo. Verranno inseriti personaggi anche non considerabili come canonici? Parrebbe di sì. Le uniche informazioni che sono riuscita a recuperare su questo termine sono questa e il fatto che questa donna avrà particolare importanza per l'arco narrativo di Ciri. Il simbolo dell'episodio mostra un teschio con una benda sugli occhi. 8. E sull'ultimo episodio sappiamo poco o niente, tranne che il logo è sfocato e che l'ha scritto la stessa Lauren Hirsch, showrunner della serie TV, come fece per la prima stagione. Momento. E Ranuncolo? Mica me ne sono dimenticata. Ho cercato informazioni su di lui per questa seconda stagione e pare che i suoi motivetti avranno un discreto impatto sul lavoro di Geralt. Ah, avete notato come il Ranuncolo della serie TV stia assomigliando sempre di più a quello dei videogiochi? Anche solo come stile. In questa foto, ad esempio, lo vedete comparato con l'espansione del GDR di The Witcher, il libro dei racconti, Edition It Games. Ed eccoci arrivati a fine video. Cosa? Vi state chiedendo perché sono vestita come Yennefer di Wild Hunt? Beh, il motivo è molto semplice, perché a partire dal 2 di dicembre, in occasione dell'arrivo della seconda stagione di The Witcher su Netflix, ho deciso che prenderò in mano The Witcher 3 Wild Hunt e inizierò a giocarlo in live sulla piattaforma Viola che su YouTube non possiamo nominare, ma voi sapete esattamente di che cosa sto parlando. A partire dalle ore 21 ogni giovedì sera mi troverete in live per ripassare lore e personaggi e sicuramente per morire male fra le fauci di qualche mostro. Sicuramente, sì. Ci vediamo però presto con altri video. Per ora è tutto. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate della prima stagione di The Witcher e cosa vi aspettate dalla seconda. Per ora è tutto, a presto e... Igni!